Buongiorno e bentornati. Questo è un periodo di fine lezioni ma inizio sessione, un periodo dove non puoi studiare bene a casa, quindi si va in biblioteca. D'altronde chi non è stato almeno una volta nel tempio dello studio, la biblioteca? E siccome la sto vivendo molto in questi giorni, mi sto chiedendo chi incontriamo, come li incontriamo, ma soprattutto perché incontriamo certi soggetti. Ecco voi, la vita dello studente in biblioteca. Scusa, è libero? Non lo so, un ragazzo è arrivato un'ora fa, ha lasciato una penna e se n'è andato. Ora è libero. Scusa, ti serve anche il mio posto? No, sai, magari io con un libricino sto invadendo la tua piramide. Scusa, ma tu vivi qui? Perché io ti vedo qui ogni giorno, ogni ora. Sì, mi piace molto stare qua, studiare e approfondire le cose. Tantissimo, guarda. Giorno e notte. Papà, non posso parlare, sono in biblio. Papà, non farmi stare al telefono, sono in biblioteca, ti richiamo io. Biblioteca, sono in biblioteca. Ho fame. Raga, ho fame. Oh, io ho fame. E allora mangia e non rompere i coglioni. Oh, l'hai vista quella? Oh, guarda quella, guarda quella, guarda quella. Ma l'hai vista quella? Guarda. Scusa, ma tu cosa studi? No, niente, io non studio niente. Vengo qui per approfondire cose, concetti. Raga, ma cos'è sta puzza? Ma quello cos'è che si sta portando da casa? No, sta mangiando un panino alle 9 del mattino. Ma che puzza. Scusa, ma tu non fai niente? Sì, sì, sto studiando. Ah, e che facoltà fai? Scienze della comunicazione. Ah. Ma scuola delle persone, cose contro le cose che le conosce. Stai ripetendo? Hai l'esame domani? Eh? Ah, sì, sì, ho un esame domani. Però appunto non sto ripetendo, sto dicendo il rosario. Bene guys, bentornati, spero vi siate divertiti. Noi ci vediamo su Instagram, al link che vi lascio qui sotto. Ma soprattutto se vi va di supportare questa splendida avventura, iscrivetevi al canale, basta cliccare qui. Noi ci vediamo nel prossimo video, io ora torno a studiare storia contemporanea. Ma è una laureata.